yoga è uno stile di vita, è un modo di essere nel mondo. Quindi dire che lo yoga serve soltanto per rilassarci, per stare meglio, è riduttivo. Certo, serve anche a questo, però è un modo di essere, è un modo di come dire, di intendere la propria vita. Quindi serve per migliorare la qualità della propria vita e capire il senso profondo della nostra esistenza. Sabato 23 e domenica 24 settembre Castel dell'Ovo sarà magnifico scenario per lo yoga e per il benessere della persona. È stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo il primo festival dello yoga a Napoli, organizzato dall'Associazione Yoga Napoli in collaborazione col Comune. Lo yoga è una grande cultura e anche una grande filosofia dell'esistenza. Considero queste filosofie anche in qualche modo molto legate alle radici storiche della nostra città. E poi hanno questa dimensione della pratica, per cui in qualche modo spinge le persone a tradurre appunto una filosofia in comportamenti, e questo credo sia anche critico verso forme accademiche in cui spesso la filosofia, che nasce come strumento critico della cittadinanza nella polis, si trasforma invece in meccanismi elitari esclusivi. Dall'ashtanga al kundalini fino ai massaggi thai, per due giorni il castello più antico di Napoli ospiterà lezioni, pratiche e spazi di meditazione con maestri provenienti dall'Italia e dall'estero. Tutte le attività del festival sono gratuite. Tantissimi mi hanno contattato, neofiti, persone che non hanno mai praticato yoga, quindi che si avvicinano per la prima volta. E questa poi è la cosa più bella, perché vuol dire davvero aprire le porte dello yoga a tanta gente che non conosceva questa antica disciplina. Credo che una cosa che possa molto interessare i giovani, le nuove generazioni che cercano appunto riferimenti per sottrarsi all'occupazione, diciamo, della loro mente da parte delle multinazionali, del consumo e dell'immaginario che cercano appunto di stabilire il loro dominio e il loro controllo. Once upon another time, you were mine, but I still belong to you.